Arnaldo da Coverciano, ciao Arnaldo. Ciao, buonasera a tutti. Che potrai veramente tenere compagnia ai nostri ospiti, perché parliamo del tuo libro, il tuo primo libro. Esatto. Una raccolta? Una raccolta di poesie, sì, prima pubblicazione. Già il titolo è molto molto interessante, Linee di confine. Esatto, sì, è come intendo io ogni singola poesia, una linea di confine tra la realtà, diciamo, più razionale, più logica, più concreta, e una realtà immaginaria che credo che ognuno di noi abbia, almeno interiormente. Certo, assolutamente. E quindi la poesia è qualcosa che ci aiuta a camminare, no? Su questo confine. Ha un linguaggio molto simbolico, quello della poesia, a differenza mai del linguaggio. Tutto il linguaggio è simbolico, però tutto sommato la poesia, credo, no? Può essere simbolica, ognuno c'ha il suo stile. Ah, sì, sì, sicuramente. Senti, com'è iniziato questo viaggio che poi ti ha portato a condensare, diciamo, la tua arte all'interno di questa raccolta? Ma l'idea che mi sono fatto io da scrittore, sì, è che ognuno scriva e legga anche per un proprio bisogno interiore che viene da dentro, una valvola di sfogo, un'esigenza che scaturisce dal proprio vissuto. Diciamo che generalmente scaturisce da traumi sentimentali, comunque di vita vissuta, insomma. Certo, quindi certo. È un'esigenza. Come è strutturato il libro? Ma il libro, diciamo, sono la maggior parte poesie, e poi ci sono delle cose che non so bene come definirle, perché possono essere assimilabili a mini racconti, perché sono magari mezza pagina, sì, o delle riflessioni. Ultimamente mi piace definirle così, comunque la maggior parte sono poesie classiche. Non uso una metrica, ho uno stile totalmente libero, infatti io, scherzando, definisco le mie opere delle poesie, più che delle poesie. E quindi niente. Come le dici, poesie? Poesie. C'è una differenza? Nel senso che non c'è uno stile definito. Io sono uno che ha una cultura, un'estrazione culturale classica, ho fatto tutti gli altri studi nella vita. Che studiavo? Sono perito elettronico. Ah, certo, quindi dici, vengo da un altro mondo proprio. Sì, perché quindi non, diciamo, odio tra virgolette la metrica, o comunque qualunque cosa sia schematico che costringa la persona a stare dentro determinate regole, dentro un binario. La mia scrittura è molto libera. Sì, sì, sì. Quello che hai scritto è il risultato di... cioè, sono così che hai scritto nel corso degli anni? Dunque, la mia esperienza di scrittore nasce 5 anni fa. Sì. E quindi questo è un qualcosa... cioè, il libro è stato pubblicato 2 mesi fa, e quindi raccoglie tutta la mia esperienza di scrittore di questi 5 anni. Certo, assolutamente. Allora, è pubblicato per Aughe Edizioni, giusto? Esatto. Ok. Allora, vogliamo leggere qualcosa? Vi ho portato... vedere, ecco qua, sì. Arnaldo da Coverciano. Ecco qua, Linee di confine rappresenta l'esordio, effettivamente, in versi di Arnaldo da Coverciano. Allora, cosa ci leggi? Leggo una poesia simbolica, come dicevi tu prima. Si intitola Cosa rimane. E la cosa che ci tengo a precisare è che, almeno nel mio caso, il titolo delle poesie è molto importante, perché facilita, secondo me, la comprensione proprio di quello che si va a leggere dopo. E quindi, cosa rimane? Mi sono privato di alcol, dolci e sfizi vari, e sono ingrassato. Ho puntato sul rosso ed uscito il nero. Ho lavorato sodo, mi hanno tassato. Ho pregato Dio, ma chi lo ha visto? Ho dipinto un cerchio, era un buco nell'acqua. Ho guardato una donna perché volevo l'amore, arduo. Cercavo la felicità, ho trovato la vita. Volevo volare, ma ero ingrassato. Cioè, io almeno ho percepito anche una sorta di amara ironia, no? Questa poesia, almeno quello che ho percepito, sì, io. Sì, 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 esatto, esatto. Questo un amara senso ironia. Di questo, diciamo che, come dicevo prima, almeno nel mio caso, l'esigenza di scrivere era semplicemente una valvola di sfogo, che venivo da un periodo della vita abbastanza travagliato. Non che mi consideri un perseguitato dalla vita, perché ho attraversato esperienze che tutti quanti nella vita più o meno attraversiamo a una certa età, quantomeno. E c'è chi, di fronte all'avversità, alle difficoltà della vita, si rifugia, trova la sua soluzione, diciamo, come rifugio, come
come valvola di sfogo, c'è chi si rifugia nell'arma, magari purtroppo, c'è chi si rifugia nella religione, chi nel lavoro, chi si getta a capofitto nel proprio mestiere. Io ho trovato valvole di sfogo in queste cose, nello scrivere. Certo, poi nel corso del tempo la cosa, diciamo, si è anche evoluta, perché diciamo nel corso dei 5 anni ho affrontato i problemi e in parte li ho risolti, e lo scrivere è diventato un gioco, un divertimento, un gioco nel senso positivo del termine, esatto, nel senso, diciamo, più serio. Per cui mi diverto a scrivere, mi diverto anche a vedere le, per esempio, la reazione delle persone di fronte, perché io faccio un certo tipo di mestiere che a tutto farebbe pensare fuori la poesia. Che mestiere fai? Non sono un commerciante, ma insomma operaio, commerciante, artigiano, per cui sono uno che si sporca le mani, insomma, no? Che viene visto come mi definisco io, come uno faccio il bumbino, spesso mi sento dire: ma scrivi bene, hai una bella pronuncia in italiano. Dice: non avrei mai pensato che un gommista potesse scrivere così. Allora, la cosa non mi dà fastidio assolutamente, anzi comunque mi fa piacere che venga apprezzato quello che scrivo. Assolutamente, quindi mi diverto però a vedere anche le reazioni delle persone. C'è, certo, c'è chi mi reagisce, chi si rifiuta di leggere le mie poesie perché sono un gommista. Ma dai, non ritiene un pregiudizio proprio malsano. C'è chi invece, poi vedi, ci sono anche altri risvolti nel pubblicare un libro, soprattutto durante la mia presentazione del libro, che sarà proprio a gennaio, ho capito molte cose in una serata sola. Per esempio ho capito chi sono i veri amici, cioè l'amico vero ti compra il libro, te lo paga a prescindere, perché un tuo amico vero e dà valore a quello che fai. Quello che invece meschinamente se lo fa regalare, evidentemente non so, forse non apprezza, non è convinto di quello che è scritto, non crede di dover impegnare insomma i suoi soldi in qualcosa in cui probabilmente non ritiene valido. Però dove si può trovare il libro? Ma lo può trovare ordinandolo in qualunque libreria, principalmente Feltrinelli, però credo anche in qualunque libreria piccola, privata, eccetera. Oppure sui classici portali internet, non so se li posso citare. Come no? Certo. Amazon, IBS, sì, certo. Sul sito di Feltrinelli, ordina, sempre ordinandolo. Ecco, essendo trattandosi di piccola editoria non si trova il libro in libreria fisicamente, certo, però si può ordinare, oppure andando sul sito delle Aug Edizioni, dell'editore. Benissimo, Arnaldo, ti faccio i complimenti. Ti ringrazio e grazie di aver partecipato al nostro programma. Grazie a voi.